C'è lo cioffi cioffi. Ben trovati! Buon pomeriggio! Allora, Eva più mamma passione lievitati. Abbiamo un canale YouTube intraprendente, siamo mamma e figlia intraprendenti, a fianco Eva in questo suo progetto di diventare la YouTuber. Seguiteci, iscrivetevi, grazie anticipatamente. Allora, oggi facciamo i panini, quelli meglio conosciuti come morbidini o anche panini da pub. È una ricetta semplicissima, però giustamente potete immaginare che ci sono i tempi di lievitazione, chiaramente. Allora, noi siamo dotate di planetaria, ma voi potreste fare anche a mano. Ed è facilissimo. Allora, Eva, inizia a versare 225 grammi di latte. Vabbè, lo facciamo insieme, no? Ok. Insieme al latte 15 grammi di sale, 10 grammi di zucchero e ci mettiamo 10 grammi di lievito. Azioniamo. Sì, accendiamo la ciabatta magari. Aggiungiamo l'olio. Bello! 400 grammi di farina Manitoba e 100 grammi di farina 00. Aspetta, il cucchiaio è per battere. Vedete, tutto finito. Andiamo al massimo. Al massimo! Adesso aggiungiamo le uova. Due uova. Chiaramente rompetele a parte. Uragano, tocca per terra ed è su. Va. Eccoci qua, vediamo se ha funzionato la tua ninna nanna. Ha funzionato? Credo di sì. L'abbiamo messa al calduccio sotto il plaid. Ta-da! Finalmente il doppio. Ta-da! Adesso che cosa dobbiamo fare? Togliamo la pellicola. Spesso le persone mi chiedono, ma come fai con quelle unghie? Le unghie contano un sacco di batteri, è vero, ma anche un guanto sporco, contaminato, ce l'ha. La facciamo? Le palline. Le palline. Allora, noi adesso non sappiamo quanto pesa. Prepariamoci una teglia con la carta forno e per la seconda lievitazione. Un vulcano teglia. Tagliamo il vulcano. Tagliamo il vulcano. Ecco là. 83. Dobbiamo farlo di 83. Insomma, è come se la pasta andasse a creare un guscio. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni. Esatto.
Esatto, vieni, bravissimo. Vieni. E adesso lo mettiamo nella teglia. Mamma, vieni, vieni da mamma. Cresci, divento grande come mia mamma. Grande, mo. Adesso vanno a lievitare un'altra volta. Ci vediamo dopo. Io rimetto la pellicola e la lascio piuttosto lenta, in maniera tale che possano crescere. Crisci, crisci. Crisci, crisci. Senza schiacciare. Ninna nanna ninna, questo impasto ninna. Ciao ciao ciao. Sei pronta? Sì. La lievitazione ha superato la nostra aspettativa. Io ho spiato sotto la coperta. Adesso vediamo Eva che reazione avrà. Scoppiamo. Non uscire dalla scena. Ah, che carini! Si sono appiccicati! Ma ciao, bellissimi! Non li schiacciare! Bellissimi! Ciao! Ma sono stupendissimi! Anche un odorino assicurato! Eccoli qua! Ta-da! Ok, adesso che cosa facciamo? Spalmiamo la superficie delicatamente con tuorlo d'uovo, un goccino di latte, ma proprio un goccino, ecco qua. Aspetta, mescoliamo bene come i pancake. Attenzione, questi panini cuociono in 15 minuti, ve li potete giocare per i buffet, per aperitivi, per la merenda dei bambini, perché una volta cotti ve li potete congelare e gustare e utilizzare al bisogno. Facciamo prima di andare a nuoto? Comunque la lievitazione ha superato la nostra aspettativa. Andiamo. È il momento della verità. Adesso faccio sedere Eva. Vado a cacciare i panini. Noi ovviamente ci nutriamo sempre della nostra griglietta. Guardate che bello. Questo stava attaccato all'altro. È bellissimo, è una nuvola. Scotta. Prendiamo un tovaglio. Scopriremo la voglia di crescere insieme, stringiamoci forte, yeah! Si possono fare più piccoli, si possono fare più grandi. Beh, si possono fare anche microscopici. Guarda, lo dovete fare sicuramente, che è buonissimo, anche se scotta. Iscriviti al canale, così non perderai nessuna delle nostre ricette. Per noi è un piacere stare in tua compagnia e ti ringraziamo per averci seguito fino a qui.